abbastanza consolidata. Sì, noi siamo sempre cauti nell'andare a commentare le proiezioni, sicuramente dall'inizio dello spoglio queste proiezioni ci danno un vantaggio, una forbice che non diminuisce ma leggermente si allarga, quindi aspettiamo con grande fiducia l'esito finale dei dati che ci arrivano dalle varie sezioni. Quindi nessun testa a testa? Beh, non mi sembra quelli che sono i dati che stiamo vedendo. Il Fratelli d'Italia si sta comportando bene, abbiamo le prime proiezioni, qual è il suo giudizio? Beh, Fratelli d'Italia si sta confermando prima forza politica d'Abruzzo e questo ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità. Ha già sentito il presidente Marsiglio? Beh, ci siamo scambiati qualche breve battuta. Senatore, il risultato con il passare dei minuti consolida il vantaggio del centrodestra. La vigilia c'era un po' di timore che ora sta scemando. Beh, insomma, io sono sempre stato fiducioso perché ho visto il grandissimo lavoro fatto dal presidente Marsiglio in questi 5 anni, ho visto crescere delle liste da diversi mesi piene di persone con esperienza amministrativa, soprattutto molto radicate sul territorio, e anche il testa a testa che veniva dato dal centro-sinistra non rispecchiava le sensazioni che arrivavano dal territorio, perché abbiamo sempre trovato grande affetto e grande apprezzamento da parte degli abruzzesi.